incontriamo Paolo Carnevale, che appena penso già intervenuto nel seminario, interverrà in questo seminario organizzato dall'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere. Paolo Carnevale è professore di diritto costituzionale all'Università Roma 3. Ecco, di cosa parlerà nel suo intervento? Credo che il tempo a disposizione, quanto ho capito, sarà molto limitato, quindi vorrei circoscrivere il mio discorso ad alcuni aspetti di carattere generale, legati soprattutto alla riforma costituzionale. Direi un aspetto che a me ha colpito da subito è soprattutto questa tendenza a rendere congiunturale l'iniziativa di revisione della Costituzione. Mi spiego, è una cosa che da noi già si è verificata soprattutto nel corso degli anni 90, fare della modifica della Costituzione oggetto di contesa politica e legarla molto al tema della congiuntura politica. Ad esempio, una piccola osservazione: questa legge ha un titolo, contrariamente alle leggi di revisione costituzionale, che hanno sì un titolo, ma un titolo cosiddetto muto, cioè si dice modifica dell'articolo X della Costituzione. Questo invece ha un titolo discorsivo, nel quale si dice riduzione dei costi del funzionamento delle istituzioni, riduzione del numero dei parlamentari, eliminazione del CNEL. Ora, sono tutti, non solo questo, ma questi elementi mi fanno pensare ovviamente ad una forte politicizzazione. Sono elementi ovviamente che riscuotono presso l'opinione pubblica, no? Un consenso, no? Sono iniziative di questo tipo, riduzione dei costi, no? Eccetera. Ecco, questo mi fa pensare davvero, no? La forte intestazione al governo di queste, no? Ormai le riforme costituzionali da un po' di anni da noi hanno una forte iniziativa governativa. Questo rischia però, ecco, di fare della Costituzione un oggetto di contesa politica, cosa che bisognerebbe cercare di evitare, no? Nell'Assemblea Costituente, durante il periodo dell'Assemblea Costituente, in un periodo anche di forte contesa politica, nel momento in cui il Partito Socialista e il Partito Comunista escono dal governo De Gasperi e quindi si crea la spaccatura, il governo ebbe in Assemblea Costituente un ruolo limitatissimo. Anzi, direi, De Gasperi fu molto attento a comparire, no? A non comparire, proprio perché la Costituzione deve essere oggetto di una discussione che è libera dalla stretta contesa politica. E questo credo che invece stia accadendo, soprattutto tenendo conto che quel titolo di cui ho parlato prima comparirà sulla scheda nel caso di un referendum costituzionale, in cui non c'è il testo, c'è soltanto il titolo della legge approvata a maggioranza assoluta, se, come sarà probabilmente, sarà approvata appunto non con la maggioranza dei due terzi che escluderà il referendum. Questo mi desta una certa preoccupazione. Poi ci sono tante considerazioni, ma io non so se questo... No, ma facciamo le considerazioni, qua siamo su Liberi TV, che è una web TV, e ovviamente siamo liberi come da nome. Quindi questo qua, quello che lei ha detto fino adesso è una, diciamo, notazione di metodo, diciamo, no? E io capisco effettivamente che questa, cioè, è stato molto chiaro. Parliamo un po' di merito. Ecco, questo superamento del bicameralismo, qualcuno ha perfetto, perlomeno, perché poi abbiamo parlato anche con Roberto Cerreto, appunto, che è il capo gabinetto del ministro Boschi, insomma, certe competenze importanti in materia anche legislativa restano al Senato. Ecco, è stato da qualcuno questo superamento definito appunto un avvicinamento verso, insomma, la riduzione della rappresentatività nel procedimento legislativo, quindi insomma quasi un avvicinamento, una deriva un po' autoritaristica, uno svilimento di questa Camera che poi non si sa bene cosa è, forse era meglio abolirla completamente, il Senato. Ecco, lei sul merito che ne pensa?
Ora, per quanto riguarda il Senato, cioè l'idea del bicameralismo perfetto, lo diceva il professor Bonfiglio prima, è un'idea davvero che caratterizza e ha caratterizzato soltanto il nostro ordinamento, prevalentemente soltanto il nostro ordinamento. Quindi era un dato eccentrico, no? Nel panorama almeno degli ordinamenti con cui noi ci possiamo confrontare. E l'idea del superamento del bicameralismo trovava anche nella letteratura costituzionalistica un largo consenso. Ora, ovviamente, bisogna vedere come si fa il superamento, no? E quindi, ora, la cosa che mi colpisce è la incertezza nel modello prescelto. Cioè, questo Senato viene definito nel progetto di riforma rappresentativo delle istituzioni territoriali. In realtà, però, il processo di selezione dei senatori avviene attraverso un'elezione cosiddetta indiretta. No? Sono i consigli regionali che tra i sindaci con la limitazione prevista, ma prevalentemente tra i consiglieri regionali, poi eleggono i senatori. Ora, questo meccanismo di elezione indiretta col metodo proporzionale fa pensare a una selezione di tipo politico, cioè i consigli regionali sceglieranno i senatori evidentemente sulla base della dinamica politica interna al Consiglio regionale. Questo è ragionevole pensarlo. Però questo meccanismo poi, cioè questo tipo di selezione, non è coerente con il modello che almeno si cerca di delineare, nel senso che se si rappresentano le istituzioni territoriali, come si dice, allora il tipo di selezione deve essere diverso da parte dei, ad esempio, il modello tedesco, da parte dei gli esecutivi regionali, da parte dei Länder, come avviene in Germania. Invece questo tipo di elezione fa pensare invece al modello del austriaco, cioè di una seconda Camera in cui effettivamente c'è questo tipo di elezione indiretta. Ma allora bisognerebbe pensare a dinamiche politiche anche all'interno della seconda Camera, che invece non prevede ad esempio la formazione di gruppi parlamentari. Anzi, esclude anche il rapporto proporzionale all'interno delle commissioni in sede deliberante, cioè quelle commissioni che anche al Senato, per le competenze che residuano al Senato, possono approvare le leggi senza bisogno di andare all'aula, il procedimento cosiddetto abbreviato. E questo davvero riesce difficile, secondo me, a essere un sistema coerente. Si parla di statuto, ecco, ne parlava prima, di statuto dell'opposizione. Ora però questo termine, lo statuto dell'opposizione o minoranze, ha senso se c'è una relazione fiduciaria, perché all'interno della Camera ci si spartisce tra maggioranza che appoggia il governo e opposizione che si oppone al governo. Ora, parlare di questo statuto all'interno del Senato è poco comprensibile, perché il Senato non ha la relazione fiduciaria. I senatori sono espressione dei consigli regionali, cessano le loro funzioni al cessare degli organi da cui provengono. Ma questo significa che in caso di elezioni regionali, noi ne avremo, no, a breve un esempio, le elezioni regionali spesso avvengono contemporaneamente per diverse regioni. Che cosa succede? Che noi abbiamo il 50% dei senatori che decadono perché cessa il consiglio regionale da cui provenivano, ma poi ci sarà necessità di doverli rieleggere. Noi avremo, siccome non c'è prorogatio, almeno nella legge non c'è, quindi non continuano a stare, no, a esercitare le loro funzioni nell'attesa della sostituzione, noi potremmo avere un Senato ridotto del 50% per un certo tempo. Noi non sappiamo quanto impiegheranno i consigli regionali a rieleggere i nuovi senatori. Ho fatto degli esempi davvero random, così, insomma, venendo, però che danno l'idea, secondo me, di una necessità, di una modifica purché sia della Costituzione, perché in questo momento è molto importante arrivare in porto. Quando si interviene sulla Costituzione, capisco bene che ci sono dei ritardi atavici che spingono a questo, nessuno lo può negare che abbia un minimo di onestà intellettuale. Tuttavia,
non si può, ripeto, arrivare a modifiche necessariamente che possono poi comportare degli effetti a cascata sul malfunzionamento del sistema, di cui insomma bisogna avere quantomeno la consapevolezza. Sì, questo è molto chiaro, anche diciamo queste sue riflessioni sul merito. Però volevo aggiungere, diciamo, a questa discussione anche se, appunto, chiedere una domanda, fare una domanda, se rispetto a questi aspetti problematici lei intravedeva anche dei vantaggi, cioè delle cose che in prospettiva dovrebbero rappresentare un miglioramento. Ad esempio, riforma del titolo quinto. La riforma del titolo quinto, quindi rapporto Stato-Regioni, enti territoriali, no? Penso che chiunque di noi sia occupato di questo tema ha diciamo così, evidenziato le tante diciamo così, storture di quella riforma. Anch'essa, devo dire, una riforma a stretta maggioranza. La riforma del titolo quinto fu fatta anche lì con una contesa politica molto forte, con 4 voti di maggioranza passò. Allora la fece il centrosinistra, la riforma del titolo quinto. E lì c'erano tante aporie, incertezze, sia nella delimitazione delle materie, che hanno portato a un contenzioso costituzionale molto, molto forte, e a sovraesporre la Corte Costituzionale, che ha fatto sentenze state definite ortopediche, che hanno dovuto rimettere insieme, razionalizzare qualcosa ex post, che qualcosa che, diciamo così, che non era ex ante razionale. Sicuramente bisognava intervenire anche su questo, no? In questo caso c'è un intervento forte, perché rispetto al passato si elimina una competenza che era ripartita concorrente fra Stato e Regione, quindi abbiamo due soggetti che hanno potestà legislativa esclusiva in un ambito di materia indicato dalla Costituzione. Si toglie quella competenza ripartita o concorrente che portava lo Stato a dettare norme di principio e alle regioni norme, come si suol dire, di dettaglio, che completavano la disciplina di queste materie. Ora, questa scelta però si accompagna in questo caso con l'introduzione di una attribuzione allo Stato della competenza a dettare in una serie di materie disposizioni generali e comuni. Allora, dire disposizioni generali e comuni significa che lo Stato, nella disciplina di quella materia, detta, diciamo, una normativa di cornice, adesso, insomma, per capirci, insomma. Evidentemente in quella stessa materia la regione dovrà le singole regioni dovranno reintervenire con proprie leggi per completare questa normativa di cornice. E non è questo il recupero surrettizio della competenza ripartito con, mi chiedo, ecco, nessuno di noi lo sa, nel senso che stiamo parlando di un testo senza avere l'esperienza applicativa. C'è il serio rischio che anche qui, diciamo così, si riproducano dinamiche che si volevano superare. Ci sono materie che sono ritornate allo Stato ed è giusto che siano ritornate allo Stato. E nella riforma del titolo quinto erano state indebitamente allontanate dalla competenza esclusiva dello Stato. Però poi ci sono queste dinamiche di incertezza che poi generano contenzioso. L'incertezza genera contenzioso, inevitabilmente, per cui la regione dirà: ma queste sono disposizioni davvero generali e comuni, o qui lo Stato si è spinto oltre superando questo confine? E se la regione ritiene questo, ricorre alla Corte Costituzionale per sapere se effettivamente la legge statale è o meno invasiva. E insomma, sì, diciamo che si apre un periodo che presumibilmente poi peraltro ci sta comunque sia fisiologicamente un periodo di assestamento, insomma, delle riforme, anche perché bisogna capire un po' certi funzionamenti, però poi effettivamente l'Italia è un paese che evidentemente è incline al contenzioso di vario tipo. E poi la Corte Costituzionale, come spesso è successo, viene chiamata a dare dei pareri, diciamo, interpretativi, delle sentenze un po', come sappiamo, ci sta un'ampia letteratura giuridica sulle, diciamo, sulla come catalogare le varie sentenze della Corte Costituzionale. Dai miei ricordi, diciamo, una volta c'erano
un numero limitato che rientrava in una decina di categorie, ma pian piano si è aumentata a dismisura. Una limitazione dei danni, quale potrebbe essere, che ancora possono essere limitati, secondo lei? Penso a una cosa, si è molto detto in queste ultime settimane che, come lo sappiamo, nel procedimento di revisione costituzionale, così come nel procedimento legislativo, c'è la cosiddetta navette, proprio perché il bicameralismo è di tipo perfetto, per cui le due Camere devono approvare lo stesso testo, lo stesso identico testo in prima deliberazione. Poi in realtà nel procedimento di revisione costituzionale, in seconda deliberazione, non si possono fare modifiche. Quindi la seconda deliberazione a maggioranza qualificata è un prendere o lasciare. Ora, si è detto però che, come lo sappiamo, questo principio della navette, del passaggio da una Camera all'altra finché il testo non è perfettamente identico, però certamente è accompagnato da alcuni accorgimenti, regole che caratterizzano la dinamica parlamentare, per cui ad esempio è necessario che nel caso in cui la Camera vota un testo, il Senato lo cambia, quel testo torna alla Camera, la Camera possa intervenire solo sulle modifiche fatte dal Senato e non possa ridiscutere. Per cui a questo punto si è detto, no, che in questo passaggio, in questo ultimo passaggio di prima deliberazione, non si possa reintervenire su parti che non sono state modificate dall'altra Camera, quindi i margini sarebbero abbastanza ristretti, tant'è che ad esempio a me ha sorpreso un po', hanno sorpreso le dichiarazioni del Presidente del Consiglio quando, in occasione dell'approvazione della legge elettorale, ha fatto capire che poteva in qualche modo andare incontro alla sua minoranza interna, forse rivedendo il Senato, no, in sede di riforma costituzionale. Ora, questo è abbastanza vero e devo dire sia la Camera che il Senato hanno applicato questo principio della cosiddetta doppia conforme, posso modificare solo le parti modificate dall'altra Camera, non posso rimettere in discussione tutto, con una certa rigidità, perché altrimenti il sistema rischia di essere un recursus ad infinitum. Tuttavia c'è qualche eccezione, e c'è un'eccezione importante solo proprio in occasione di riforme costituzionali. Siccome la riforma costituzionale c'ha poi il blocco degli emendamenti in seconda deliberazione, come dicevo, e quindi lì non si possono più cambiare le cose, allora in occasione della modifica dell'articolo 68 della Costituzione, quello sulle prerogative parlamentari, quindi la vecchia autorizzazione a procedere, eccetera, e l'insindacabilità, lì si accettò una modifica per parti non esattamente modificate dall'altra Camera. Questo è un precedente importante, per cui questo potrebbe dare qualche margine di agibilità, secondo me, al di là della stretta applicazione del principio della cosiddetta doppia conforme. Quindi questa è una prospettiva che io dico qui, insomma, no? Ma che qualcuno ha fatto già, insomma, in qualche studio specifico nel settore ha fatto già evidenziare. Va bene, allora niente, io ringrazio il professor Carnevale. E a questo punto. Istituzioni di diritto pubblico, non diritto costituzionale. Ah, istituzioni di diritto, chiedo scusa. Istituzioni di diritto pubblico alla Terza Università di Roma. E magari ci potremmo incontrare, chissà, fra qualche tempo, proprio qui in occasione di questi appuntamenti del cantiere, per commentare un po', diciamo, come sono andate le cose. Grazie ancora. Grazie a lei, arrivederci.